Amici della Grande Pesca, bentornati. Oggi un video speciale dove vi parlerò di un'esca che ho trovato al lago di Suliana durante uno dei periodi in cui il lago viene abbassato di livello. È un'esca che ha subito suscitato la mia attenzione perché per me si trattava di un artificiale che non avevo mai visto. L'esca in questione è questa qua. Questo bel paperone in imitazione persico reale. Mi sono messo a fare alcune ricerche, perché questa esca per me è veramente, veramente strana, e facendo ricerche su internet ho scoperto che si tratta di un'esca americana, che in particolare veniva fabbricata in Ohio negli anni 90, e si chiama Sledge. La ditta che appunto lo produceva era la Randy Shaft. In questo caso abbiamo un'esca di plastica, che però nelle primissime versioni veniva fatta addirittura in legno. Come state vedendo è tutta rovinata la verniciatura, però diciamo l'esca è esattamente intatta. Allora vi starete chiedendo, ma perché fare un video in cui parlo di quest'esca qua? Perché vedendo quest'esca mi è venuta un'idea e ho detto, perché non prendere quest'esca che era nata per la pesca a luce nei laghi americani e riutilizzarla per la pesca a mare? Quindi quello che proverò a fare sarà sverniciarla completamente e verniciarla di nuovo facendo una livrea di imitazione cefalo. Questo per insidiare i grandi pesci serra e le lecceamia in foce. Quest'esca, appunto, lo sledge, fa parte di una serie di esche che venivano fatte in tre dimensioni. C'erano il 6 pollici, il 9 pollici e l'11 pollici. Questo qua è la versione intermedia, il 9 pollici, quindi circa 23 cm. E l'ho pesata. Questa qua pesa circa 87 grammi senza ami e appunto facendo le ricerche ho scoperto che si tratta della versione weighted. Adesso mi dedicherò a sverniciarla tutta e dopodiché mi attrezzerò per fare la verniciatura. Sono riuscito a sverniciare tutto il nostro sledge. Così adesso è pronto come una tavolozza bianca per riverniciarlo. Ed eccoci qua. Adesso daremo la prima mano, anzi la mano di fondo. Abbiamo aspettato 12 ore, il primer è seccato e adesso possiamo passare a dare il bianco. Abbiamo dato la nostra mano di bianco, adesso aspettiamo altre 12 ore e poi passiamo a fare la schiena. È giunto il momento di dare un po' di nero sulla schiena, questa è la boccettina che userò, caricato l'aerografo e possiamo cominciare.
adesso, siccome dopo voglio fare l'effetto squame sui fianchi dello sledge, darò un po' di grigio anche ai lati. Poi dopo con la retina ci farò delle strisce bianche così che verrà l'effetto squame. Benissimo. Adesso anche il nero della schiena asciugato. E passiamo a fare l'effetto squame. Come lo facciamo? Io ho preso questa retina, che è una retina di quelle dell'aglio, e adesso ci farò alcune passate di bianco sopra il grigio che ho dato prima. Adesso gli diamo anche due passatine con un grigio scuro per fare le striature nere dei cefali. Ragazzi, abbiamo finito la verniciatura, adesso lo possiamo togliere dal supporto, facciamo qualche dettaglio, facciamo le pinne e dopodiché possiamo passare alla lucidatura. Sta venendo non male, eh? Adesso dovremmo metterci lì, prendere un bel lucido di componente, immergerlo, lasciarlo lì un giorno, però insomma non sono attrezzato per questo, non ho neanche il motorino per tenere la rotazione, quindi un po' più grossolanamente utilizzerò questo spray qua, questo smalto lucido, gli darò penso 2, forse 3 passate. E poi vi farò vedere il risultato. Ed eccolo qua. Finalmente lo sledge è completato. Come vedete ho utilizzato soltanto il bianco e il nero, quindi non ho utilizzato nessun tipo di colore. Non ho utilizzato carta argentata, carte olografiche, brillantini, strisce fluorescenti o nient'altro di tutto questo, semplicemente bianco e nero. Adesso che è pronto non resta che montare 3 belle ancorette che io ho già preparato e ho qua. Ho scelto di montare 2 ancorette, sono tutte ancorette molto grandi, e ho scelto di montarne una, di tenerne una più grande da montare sull'anello anteriore, perché guardando sul sito dello sledge ho visto che originariamente montavo un'ancoretta più grande. Bene, questo video è concluso. Fatemi sapere se vi è piaciuto, così che possa capire se vi fa piacere che faccia altri video di questo tipo. Adesso vi lascio le immagini dello sledge in prova in mare e vi do il mio saluto e appuntamento al prossimo video. Ciao! Pronti?